Perché definisce ingannevole la delibera comunale sulla realizzazione del nuovo ospedale a Terra? Noi non vogliamo assolutamente essere presi in giro sulla questione dell'ospedale. Noi vogliamo che l'area di Villa Mosca venga inserita ufficialmente, non con un ordine del giorno che non è vincolante, ma vogliamo che venga inserita concretamente all'interno della pianificazione. E sinceramente non ci stiamo neanche a farci prendere in giro dall'ASL che ci dice che purtroppo non arrivano eh, project financing o progetti per l'area di Villa Mosca, questo perché l'area Appunto, non è stata inserita né dall'ASL, che dovrebbe invece inserirla, né neanche dal Comune. Ma una cosa molto importante: noi chiediamo e continueremo a chiedere anche con questa delibera che l'ASL faccia uno studio per dirci concretamente, con dati alla mano, non a chiacchiere, perché l'area di Villa Mosca no e perché altre aree sì. E c'è un ordine del giorno che inserisce l'area del Mazzini tra uh, le aree da utilizzare per la realizzazione del nuovo ospedale ma non è stato mai ratificato, questo lei l'ha denunciato in più di una occasione. Sì, fu presentato dal mio collega eh, di maggioranza eh, Speca e fu presentato eh, quando noi chiedemmo di fare il referendum, quindi questo atto andò ad annullare la nostra richiesta referendaria. Fatto sta che poi eh, quest'atto dal 2011 2019 è rimasto chiuso nei cassetti, non è mai stato portato in consiglio comunale e di fatto non è stato mai eh, diciamo ratificato. Eh, oggi il sindaco è venuto qui nei comitati di quartiere a garantirci che entro il 15 di questo mese ci sarà eh, appunto um, la question time, inseriremo anche questo punto, appunto per dare l'opportunità a chiunque voglia presentare un project financing e di tenere in considerazione anche l'area del Mazzini. Sindaco, questa delibera verrà modificata? Sì, verrà integrata la delibera del 2017 che di fatto è già stata sostanzialmente integrata dal, nel 2019 dall'ordine del giorno che abbiamo approvato e che ha esteso anche all'area del Mazzini i siti per la realizzazione del nuovo ospedale provinciale, non della città di Teramo, questo è molto importante nella città di Teramo ma di riferimento provinciale e che possa competere con gli altri territori. Io ritengo che giuridicamente non sia un elemento di rimente, però insomma, per eliminare dubbi, sospetti, già qualche giorno fa avevo annunciato ai consiglieri comunali che al prossimo Consiglio Comunale avremmo portato questa delibera di integrazione della delibera del, del 2017 estendendo appunto i siti eh, con l'inserimento anche del Mazzini.